L'immagine è un detrito galleggiante, trafitti da correnti, divertimenti di strafottenti venti, fori di parapiglia, di rondini e gabbiani irritanti negli occhi dei ponti, buchi sull'acqua perché sia beveri la luce che si affaccia, sia bevera e scompare. Ciao, ciao Oliviero, come stai? Ciao Lucio, benissimo, grazie. Bene, bello, bello vederti nel tuo antro, nel tuo studio, con tutti i tuoi strumenti, anche d'epoca, magari poi ne parleremo anche un poco, anche della Gandolfi, no? Che, di cui hai parlato. Il rischio è che diventa un museo, quello è il rischio, è quasi un museo. Questo già fa parte un po' dei discorsi che faremo, no? Tra museificazione e vitalità, insomma. Tu sai che in questi incontri che sto facendo, noi parliamo di centri e periferie, sempre al plurale, nella loro dinamica, nella loro dialettica, centri e periferie, e anche legando questo tema all'Europa, che è una storia di centri e di periferie che nei secoli si sono sempre avvicendati, ed è una storia di continui spostamenti di confine, no? Frontiere, confini che si interrano e poi riemergono, città che si riprendono il loro vecchio nome, muri che crollano, muri che si costruiscono. L'Europa ha nella sua anima proprio questo continuo mutamento e movimento, spostamento di confini. Ho pensato a te perché tu sei il grande fotografo che sei, insomma, non starò qui a... No, elogiami pure, no? Non mi fa male. La presentazione è già scorsa, insomma, nei titoli, e non ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo anche condiviso l'esperienza del Monte Athos anche con un libro, con le tue immagini, e tu sei, oltre che fotografo, quindi un maestro dell'occhio, dello sguardo, della luce, della scrittura con la luce, sei anche un raccontatore, tu racconti storie anche con le immagini, i tuoi tanti lavori per il Traveler. Soprattutto, sì. Sì, nei vari decenni, no? Tu hai pubblicato storie su riviste specializzate, da Traveler ed altre ancora, soprattutto inglesi, e in questi decenni appunto il tuo lavoro ha fatto vedere, fatto anche conoscere dei luoghi non solo italiani, non solo europei, ma dei vari continenti, per cui credo che sia proprio molto importante, no? Il tuo contributo per questi nostri dialoghi su centri e periferie. Tra l'altro anche, magari poi ne parliamo, anche la tua storia, no? Tu dalla Sardegna ti sposti in Inghilterra, a Londra, quindi percepisci... E da lì nasce la mia prima idea di periferia, che non è proprio periferia, però stavo per lo dire. Era. Continua tu, ecco. Continua, sì, tu, grazie. No, niente, che praticamente io mi sposto dalla Sardegna per potermi confrontare, perché chiaramente la fotografia in Sardegna, no? Sardegna bellissima per mille altri motivi, però per avere un confronto culturale, per sapere quanto poco sai, devi andare via. E io, quando arrivai in Inghilterra, che avevo poco più di 20 anni, mi accorsi di sapere veramente poco, per cui cominciai a studiare, e il mio primo vero progetto, che poi con molta fortuna, che però cominciò, che mi diede una spinta enorme per la mia carriera, fu appunto
Il ghetto, io lo chiamo ghetto perché è una parola che le persone capiscono, insomma, in maniera rapida, perché è una parola che ormai è il linguaggio comune. Ma il ghetto degli italiani a Londra, questa era una. Io chiaramente il titolo della storia era Little Italy, o La piccola Italia, che poi pubblicai per il Sunday Times e per l'Independent, e poi successivamente divenne una mostra permanente che ancora lo è, al museo del Barbican. Il Barbican è praticamente un quartiere adiacente a Clerkenwell, dove era la comunità degli italiani, che fu costruito negli anni 60 dopo i bombardamenti degli anni 40, della Seconda Guerra Mondiale a Londra. Per cui un quartiere molto moderno che, appunto, l'idea era di questo museo mostrare le persone che hanno ripopolato Londra dopo gli inglesi. E gli italiani sono appunto uno di quelli. Io penso che la fotografia, o il fotografare in genere, per fotografare hai bisogno di identificarti, nel senso di avere un punto di riferimento con cui costruire la storia e con cui puoi interloquire, con cui puoi parlare, con cui puoi avere proprio un rapporto. Nel senso che la ragione per cui non ho mai o quasi mai fatto la periferia estrema, tipo la periferia in stile Franco Pina o in stile Pasolini, perché mi è sempre piaciuta moltissimo, però non la sentivo mia. Per cui mi sono sempre occupato, o inizialmente mi sono occupato in particolare dei popoli che emigravano e poi costruivano una propria periferia all'interno delle città, che spesso era periferica e poi viene inglobata all'interno dell'agglomerato urbano. Io, insomma, successivamente ho fatto i tunisini e gli algerini a Parigi e così via. Ma in particolare ho sempre pensato che questo modo di identificarmi con la fotografia ha fatto sì che forse l'ho fatto perché anch'io mi sentivo immigrato. Anch'io mi sentivo. Era un po' per molti fotografi è come fotografare se stessi, ecco. Ti fotografi continuamente, per cui capisci quello che stai facendo, perché per poterlo fare hai bisogno di conferme. E poi ho sempre l'idea cioè, è chiaro che rapportare oggi a quello che facevamo con la fotografia analogica è molto difficile, perché oggi la fotografia è andata avanti in maniera straordinaria e quasi da non poterla chiamare più fotografia, perché ho pensato proprio, quando tu mi hai proposto questo dialogo, ho pensato a come esprimere che cos'è la fotografia adesso? E se tu pensi che ogni immagine, come io adesso sto guardando te e tu stai guardando me, ogni immagine adesso è retroilluminata. Il cellulare, tutti noi usiamo il cellulare, scattiamo, la fotografia è retroilluminata, la televisione è retroilluminata. Io vidi i miei primi periodi romani negli anni 90, quando ci siamo conosciuti. Vidi al Palazzo delle Esposizioni, che era dietro a casa nostra, a Via Nazionale, vidi una mostra di, non mi ricordo se era Front Cubierta o un fotografo americano comunque. Ho fatto una ricerca, non sono riuscito a capire chi è ancora. Comunque, questo fotografo retroilluminava le sue diapositive. Erano praticamente incorniciate e retroilluminate. E lì, cioè, pensandoci ora diventa banale ora, però era molto illuminante allora. Per cui la fotografia oggi, cioè esprimersi per immagini, costruire una storia adesso
Non è più non è né più facile né più difficile, ma è molto diverso. È molto, molto diverso. Perché noi, cioè, io in particolare dovevo pensare, cioè, chiunque faceva la fotografia analogica, doveva pensare per immagini e poi costruire la storia senza avere un resoconto immediato. Ora hai un resoconto immediato, scatti continuamente. Certo, la quantità non è qualità. E questa è la grande differenza. E per me, io parlando di periferia e parlando di persone che si integrano nell'agglomerato urbano, parlando di raccontare queste storie in genere, alla fotografia, per poter interessare, devi aggiungere due elementi fondamentali, che sono l'estetica e il mistero. Assolutamente, perché altrimenti è difficile creare interesse. Perché dovrei guardare una foto di guerra, se è così? Perché dovrei interessarmi un ghetto o una periferia? Se l'immagine è stupenda, è bella, è armonica, è costruita in maniera accattivante, allora l'immagine fa successo. Allora, chi è veramente bravo riesce a catturare questo, cioè ci sono dei fotografi di guerra che fanno foto straordinarie nel caos più completo, riescono a mantenere il sangue freddo e fare fotografie straordinarie. Faccio un nome fra tutti, James Natchway, che è uno che mi piace in particolare, oppure non so, comunque è l'estetica e il mistero che ci deve essere nell'immagine, per cui io ho sempre provato a introdurlo nel mio raccontare, e nello stesso tempo vado oltre. Molti dei fotografi di Magnum sono diventati proprio famosi perché erano praticamente, Magnum nasce come grande agenzia di reportage, in particolare reportage di tragedie e guerre. E loro in primis sono quelli che hanno veramente mostrato le guerre in maniera con un'estetica straordinaria. E mi fa pensare anche che all'inizio del secolo, la prima guerra mondiale, portavano i morti in studio, li facevano il make-up e li fotografavano perché così erano il più fotogenici possibile. Ecco, per cui anche nell'estremo, anche nel caos più completo, bisogna riuscire, o devi pensare a raccontare una storia in maniera accattivante, una grande dose di bellezza. Scusami Oliviero, mi ha molto colpito però il peso che hai dato alla parola mistero, no? La bellezza in quanto armonia della composizione, no? Dell'immagine, e il mistero, no? Il mistero. Molti scrittori, pensatori, anche artisti, stavo pensando che sono stati sempre affascinati da un mistero di ciò che è periferico, no? Quindi anche per quanto riguarda ambienti e città, non solo di questo secolo. Per cui ecco, tu cosa intendi in particolare per mistero? Forse questa parola ci conduce meglio nel rapporto centri-periferie, no? Non solo per quanto riguarda l'urbanistica, forse anche dell'anima. Il mistero è anche l'elemento surreale, il mistero è anche è l'elemento in più che crei nell'immagine. Non so, pensando adesso
Antonioni Blow Up, che lui è il fotografo che esce di casa sempre con la macchina fotografica al collo, che scatta continuamente, scatta anche lì nel parco vicino a casa sua, e poi in camera oscura, sviluppando e stampando, scopre che dietro il cespuglio c'è un corpo. E lì, ecco, io lo chiamo il mistero della fotografia, quello, perché se lui non avesse fotografato non l'avrebbe mai notato. Oppure, non so, l'elemento surreale di cui parlava Cartier-Bresson, per fare un nome mondiale, fondatore dell'agenzia Magnum, appunto. Cartier-Bresson, che va, il decisive moment, il momento decisivo, non è altro che, cioè io lo penso così, mi potrei sbagliare chiaramente, ma nella mia esperienza lo penso che se io decido di fotografare una situazione, ecco, questa era Parigi, il quartiere di Barbès e Belleville, queste sono le mie fotografie che facevo all'inizio degli anni 90 a Parigi, per appunto per poter raccontare gli algerini e i tunisini in quel quartiere. Ecco, il decisive moment che cos'è? Stare lì, costruirti l'inquadratura, non è, io a volte ho pensato, il decisive moment è se passa qualcuno, succede qualcosa, scatti. No, io non lo penso così, io penso che costruire l'inquadratura, perché altrimenti è molto difficile farlo fugacemente. È fugace quando scatti, è veloce quando scatti, però è pensato profondamente prima, e ti ci ha portato una profonda riflessione. Io penso che, in particolare, quando studiando le foto appunto di Bresson o dei suoi simili, chiamiamoli così, dei fotografi di quel periodo, sono so di Capa, dei fotografi di quel periodo, penso che costruivano un'immagine con tutto ciò che sono la costruzione geometrica. Poi quando qualcosa avviene magicamente in quella determinata frame, in quella determinata immagine, in quel momento scatti. Ecco, io stavo qua, ho visto lì tutto chiuso, tutte quelle serrande chiuse mi sembravano, ecco, questi bambini scendono da questa discesa, questa città li deve accogliere, però sono bambini di colore, la città è chiusa. Ecco, io l'ho pensata così. Era sempre Parigi, no? Questa è sempre Parigi. Questa è una donna che praticamente cammina lungo un boulevard vicino a una farmacia e poi mi guarda. Però a me è piaciuta in particolare perché lei mantiene proprio tutto ciò che è l'estetica della sua nazione, del posto da dove proviene. Questo l'ho chiamato invece Portraits at a Crossroad, nel senso che ritratti in un angolo di strada, ecco, ritratti in persone che sono ritratte vicino a un semaforo, che però il tutto può sembrare casuale, ma non lo è. Questo, anche questo, insomma, è simile, il tutto può sembrare casuale, ma assolutamente non lo è. E mi sono sempre rifatto all'idea di fotografia in senso di identificazione, di costruzione, e aggiungendo un altro elemento che è, insomma, fondamentale, la fotografia deve sorprendere. Ecco, cioè ti deve dare l'idea, non tanto dirti una cosa che tu non hai pensato, piuttosto deve creare emozioni di sorpresa, e allora funziona, allora è veramente straordinaria. Queste, per esempio, sono il mio primo periodo londinese. Ho pensato di
Questa era una scuola italiana a Londra, dove insegnavano l'italiano agli italiani. Era quello che mi colpì, perché erano figli di italiani che però non parlavano l'italiano. Ecco, Lo questo. imparavano a Londra. E lo imparavano a Londra. Questo è Joe Buccazzi, che era praticamente un italiano, un italo-americano che ha giocato nella nazionale inglese, però, perché lui è andato in Inghilterra. Io mi sono poi sempre rifatto ai personaggi. Questo è chiaramente Baritalia, che molti italiani che sono stati a Londra conoscono. Questo è Rocky Marciano, il poster di Rocky Marciano a Baritalia. Mi sono sempre rifatto al fatto anche che il personaggio crea la storia. Un po' come, ecco, un altro fotografo straordinario, Donald McCallum, un fotografo inglese, che ha fotografato le periferie, in particolare di Liverpool o di anche Londra, dove lui si è concentrato solamente sui personaggi. Ecco, sui personaggi che attraverso i loro occhi, attraverso i loro visi, attraverso, insomma, la loro forma fisica, davano l'idea di come si viveva in quel posto, di che cosa erano loro, di che cosa volevano dirti, di cosa volevano trasmetterti. Io, insomma, chiaramente ho provato a fare la stessa cosa così con Gio. Lui Pino Maestri, è uno storico italiano fotografato forse nel più importante, non forse, sicuramente il più importante club italiano all'estero, che è il Vincenzo Pallotti, che praticamente qui in Clerkenwell, questo è praticamente il quartiere italiano a Londra. E Clerkenwell, come dicevamo prima, appunto, Clerkenwell nasce come periferia, perché, insomma, gli italiani sono lì da. Non scordiamoci che la prima emigrazione lì è della metà dell'Ottocento. Qui si tratta di molto tempo. Cioè, loro si sentono sempre italiani, però chiaramente sono rimossi dall'Italia per molto tempo. E praticamente ora, chiaramente, Clerkenwell è diventato centro, però ai suoi tempi era periferia, perché, insomma, era lontana dal centro. E non solo, quello che rappresenta adesso io ho provato a esprimere questo, in un certo senso è quasi la vera italianità. Ecco, in questa foto si vede tutta. Lui in Italia non c'è mai stato, però alla sciarpa italiana, mentre sale sulle scale per andare Ed è un italiano lui, al no? club. Sì, ecco, io intendo, ho sempre pensato alla periferia in questo modo, in una integrazione, però mantenendo un'integrazione culturale, però mantenendo le proprie, cioè, ma, mantenendo le proprie radici, mantenendo, e ho provato a esprimere questo attraverso l'immagine. Sai che stavo pensando? Che magari era proprio in un tuo destino questo, perché quello che stai dicendo di solito viene detto anche per quel fenomeno che si chiama la world music, no? Quelle esperienze musicali che mettono al centro la commissione, l'incontro, lo sviluppo, la ricerca e anche le nuove espressioni di culture, magari considerate fino a poco tempo fa di culture, periferiche, appunto, no? E sai, mi ricordavo, magari poi con questo potremmo poi salutarci, stavo ricordando il tuo casualissimo incontro con questo musicista che tra l'altro più passa il tempo, di vero, più credo che voi vi somigliate,
Il tuo incontro con Peter Gabriel in... stato mitico. parlami, perché lì secondo me c'è molto della vostra, di una vostra comune sensibilità per quanto riguarda integrazione, commistione e anche una, un'idea di incontri, incroci, di confini che siano pensati come luoghi generativi, no? Generativi di nuove, più profonde percezioni della realtà, no? Che si sta muovendo. Per fare una storia, per farla brevissima, praticamente, uno dei miei miti è chiaramente Peter Gabriel, un altro è Erwin Penn, un grandissimo fotografo inglese, che lavorava per la Condé Nast. Per me lavorare per la Condé Nast era, cioè, praticamente, era il punto d'arrivo. Ho sempre letto le storie di Erwin Penn che andava lì a Golden Square, dove stava la sede della Condé Nast in Inghilterra, a Londra, e si sedeva lì perché voleva mostrare il suo portfolio e nessuno se lo filava. Io ho avuto la fortuna che alla metà degli anni 90 la Condé Nast mi ha adottato, nel senso che gli è piaciuto molto, gli è piaciuto molto il mio bianco e nero. E abbiamo cominciato una collaborazione. Il mio incontro con Peter Gabriel, appunto, era un lavoro con Condé Nast. La Condé Nast mi ha praticamente, siccome Peter Gabriel ha diciamo, una residenza in Sardegna, un posto magnifico a Canigione, dove lui andava spesso con la moglie, insomma, con la famiglia. Praticamente gli è piaciuto talmente tanto questo posto, questo luogo magnifico che sta, diciamo, adiacente alla Costa Smeralda, vicino all'isola. Cioè, si vede da lì, si vede l'isola della Maddalena, per cui è un posto veramente splendido. E niente, decide di comprarlo, fa un'offerta al padrone dell'hotel e decide di comprarlo. E in questo momento però lo deve promuovere. Come fa a promuoverlo? Compra delle pagine promozionali su Traveler, che era il giornale per cui io lavoravo, il Traveler e Condé Nast. Per cui cosa fa? La Condé Nast poteva inviare chiunque lì, però fanno 2 più 2 fa 4. Oliviero è qua, è sardo e gli piace Peter Gabriel, per cui hanno mandato me. E niente, io poi l'ho trovato, cioè, è stata un'esperienza magnifica e lui è una persona straordinaria perché è di una semplicità estrema. E in tutta la mia esperienza lavorativa ho incontrato e fotografato tantissime persone, diciamo, famose quanto più di Peter Gabriel. E io le divido in due categorie. Sono quelli che si fanno fotografare proprio perché devono, tu li hai mandati là e pensano di perdere tempo con te, invece gli altri che sono quegli umani che sono straordinari. Io cenai quella sera con Peter Gabriel e lui, niente, poi lo abbracciai dicendogli: senti, ti devo abbracciare perché sennò non mi sembra vera questa esperienza. Era prima del Covid, per cui potevo abbracciare. Stavo pensando. Sì, Grazie. è stata veramente magnifica. Grazie, grazie di Grazie per il vostro invito, grazie per questa chiacchierata. È sempre bellissimo parlare di fotografie. ancora a te. Ci rivediamo presto allora, eh? Grazie, grazie a Ciao, tutti. grazie. Ciao, Oliviero. Io non vorrei vantarmi, però sto per schiantarmi. Il viso a bordo di due mani chiuse a scafo, così sto per schiantarmi, tragicamente, a sbafo. Non faccio per vantarmi, ma sto per agghiacciarmi, come capita all'acqua. Tra le mani sta smodato il viso, come sei imperlata e come devastata.
facciamo una catastrofe alla volta. E come sei espansiva, ogni tua ciglia arriva da lontano. Questa vicinanza degli occhi negli occhi prolunga le distanze. Vedo i ponti gettati su un'attonita corrente che si blocca e una luce su nastri che singhiozzano. Con il dito in bocca stai dubitativa, solida ti ramifichi nei corridoi del cosa mi significhi qualcosa. Così nascono spesso, da tanta inattendibilità, le nuove civiltà, le cinte di città. E come sei espansiva quando un tuo incavo arriva slanciandosi in campata e in mezzo turbolenze spumose che sormonti e veli che risalgono tutt'uno con i cieli. Non faccio per vantarmi, ma stai per dilaniarmi dicendo cosa vuoi che sia. Sono per mitologia le fauci mie e le carni. Solo i riassunti sono storie vere e le interpretazioni loro trame diverse e a seconda delle brame. E la realtà è nell'aria gassosa, quindi varia, si abbassa oppure sale secondo la pressione. Qualcosa m'è davanti all'improvviso, ancora in costruzione, cos'è? Non s'è deciso. Scusi, me la riassuma, mi dica in forma breve quello che non si deve vedere, altrimenti ci si allarma. E allora Dio, son tutti bastimenti stipati dalle voglie di lasciare e gesti di saluto sopra il mare. Gli occhi di certi ponti, perché incantati e tonti, su bocche spalancate gli occhi di certe arcate, cerchiati e inumiditi occhi, così riusciti, violetti e avviliti, aperti come sbocchi di tutto il retrostante. L'immagine è un detrito galleggiante, trafitti da correnti, divertimenti di strafottenti venti, fori di parapiglia, di rondini e gabbiani irritanti negli occhi dei ponti, buchi sull'acqua perché si abbeveri la luce che si affaccia, si abbevera e scompare. Sai che la luce è luce dopo luce velocissima? Scompare, dissetata e un'altra luce appare. Occhi intontiti ponti, sguardi così bifronti, così semplicemente voltati come persi, giocati dagli scherzi di chi sopra le spalle del ponte ha bussato, occhi intravisti tra schermi piovani, occhi così umani, sollevati pantani.